Lo inizi te sto video, dai. Sa fa. Potremmo iniziare tutti i video così, okay. Lo sai? Sapete dove stiamo? E qua c'è la serie A. Siamo a Frosinone. Dalla Sciocceria ci teletrasportiamo, arriviamo in Croazia o in Slovenia. Il fulcro di questo video è la presentazione, il confronto di due selezioni che arrivano da due paesi dove io scommetto il 90% di voi ignora che da queste due nazioni arrivino, esatto, delle carni. Bene. Slovenia e Croazia. Oggi abbiamo coinvolto anche Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao. Senti, ora proseguite. Ciao. Com'è che fa Bracciami Ancora quando fai video? Amici di Bracciami Ancora. Bravissimo. Allora, presentiamo le carni. Questa, ragazzi, dal grasso giallo, Giacomo è là. Questa è la carne slovena. Bravissimo. Che si chiama slovera. Com'è? Slovera o slovera? Slovera. Slovera, è che hai sbagliato accento. Perfetto. Poi, che abbiamo? E poi abbiamo la carne croata, che si chiama croasa. Quindi. Croasa. Okay. Perfetto. Dal grasso bianco. Benissimo. A differenza di quella che è gialla. Benissimo. Allora, io ragazzi me ne vado. Ciao, perché Michele, vi vedo ciao. Molto ferrati. Qui c'è uno che si chiama Mirko che fa il grigliatore. Mirko! Dove stai? Vai a lavorare. Pietro. Ti ho portato fuori dalla zona di comfort, di la verità. È lunga, sì. Guardate Paola come se la ride. Il nome del ristorante non l'abbiamo detto. Osteria dei Volsci. Molto bello questo ristorante. C'ha un sacco di selezioni di carne, ce n'è tantissima. Se volete vederle venite qui. C'è il proprietario che è un omone grosso, prego, si chiama prego. Marco. Si è vestito di nero perché sfina, giusto? Sfina un po'. Tu proteggici, ok? All'altro, grazie. Prima cosa, ragazzi, che salta all'occhio, la differenza di colore del grasso. In Slovenia c'hanno il grasso giallo e in Croazia c'hanno il grasso bianco. Paola, te che preferisci a occhio, il grasso giallo o il grasso bianco? Allora, io occhio preferisco questo giallo, ma perché questa è anche una carne un po' più adulta di questa. Ah, ok. Ma sembra pane. Quante ne tagli, Mirko, al giorno? Tante, eh? Marco, quante ne tagliamo al giorno? Abbastanza. Bah, perfetto, ragazzi. Ci abbiamo la slovera. Io direi marezzatura non eccessiva. No. Giusta. Media. Colore da bestia non giovane. No. Ad occhio, io una carne del genere la ordinerei. Taglio della croasa. Ed ecco la croasa. Qui abbiamo la Croazia e qui abbiamo la Slovenia. Prima di andarcele a cucinare, a mangiare, io direi facciamo l'assaggio del confettino di grasso. Del grasso? Eh sì, io avevo puntato la carne. Facciamo così, sia carne che grasso. Ok. Al tatto la carne c'ha già una bella consistenza, questa c'ha una frullatura di circa un mese, scarso un mese. Sì. Però già si sente che è bella pronta per essere cucinata. Gli diamo di Croazia? Perché qua c'ho l'osso un po' scomodo. Slovenia. Vai. Mirko, Dieva, te diamo da mangiare pure a te oggi, dai. Vieni, assaggio con noi. Quindi un carpaccetto si potrebbe uscire fuori. È buona. La corretta tecnica per assaggiare la carne è farsela squagliare in bocca. Così, natura, senza sale. Carne. Ho assaggiato la carne cruda. Buona. Ci sta. Credibile. Mi piace. E adesso andiamo in Croazia, la terra di Modric. Mm-hmm. La Croazia è più delicata? Sì, te lo sto dicendo. Vero? Quindi, se siete carnivori hardcore, andate sulla Slovenia. Se siete carnivori soft, andate sulla Croazia. Esatto. Secondo me questa è la classica carne che te puoi mangiare un chilo da solo. Proviamo. No, Mirko, ci taglieresti due bistecche da un chilo. Senti una cosa, qua. Allora, voi sta carne lavorate da parecchio, no? La gente che dice? Gli piace? Gli piace. Ce n'è una che va di più e una che va di meno? No, come carni tutte e stanno due lì. Stanno lì, sì. E la gente come risponde? Gli dici che c'è la carne croata, la carne slovena, come reagisce? Chi non la conosce è un po' di tumbante, però poi apprezza. Ci siamo noi apposta. Ricordate, ragazzi, che in cucina, in gastronomia, ma un po' come nella vita, il pregiudizio vi fotte, vi limita, quindi abbattete il pregiudizio e siate curiosi. Giacomo, il povero Mirko, che è persona e grande lavoratore, se ti senti un po' gli occhi addosso, perché guarda la gente che ci sta a guardare. Mentre noi lavoriamo, qui c'è gente che guarda e aspetta che tu sbagli per poi dire ah, ho sbagliato. Ah, sì, ma noi non sbaglieremo, ok? O non sbaglia proprio adesso. Tu ne tagli anche 100 occhi chiusi, mi raccomando, questa fu quella che andò storta. Esatto. E Mirko cadde in depressione. Ora Paola deve fare il momento Super Quark. Ok. Ce la metti te poi la musichetta sì, sotto? Sì, sì, dai. Sai qual è la musica di Super Quark? Era quella?
No. Marco, com'è la musichetta di Super Quark? Com'era la musichetta di Super Quark? Ho un lapsus. Michele, scusami, come fa la musichetta di Super Quark? Non mi viene in mente, ma c'ho il file sul Mac. Momento Super Quark, ragazzi, a prescindere dalla musichetta, e mo non ci viene. Okay. Visto che, come dicevano i bolsci, repetita aiutant, okay. Dici due dritte per cuocere bene sta bistecca. Allora, innanzitutto, questa non è una semplice bistecca, questa è una costata, questa è la costata, diciamo, più centrale. Quella che è più vicina alla filetto e controfiletto, per intenderci, e non quella tendenzialmente più marezzata. Questa non metterla mai sulla brace così com'è. Stemperiamola. Se avete un camino, mettetela in una zona di comfort, lontana dalla brace, ma quindi in una zona di calore. Quando vedete che il grasso inizia a sudare, potete andare direttamente sulla brace, sulla griglia o dove meglio credete. Ti Super Quark è finito, adesso c'è la pubblicità, ok? Sai perché questa storia di stemperare la bistecca accanto alla brace mi piace da impazzire? Perché? Perché si ammolla tutta. Io dico che assomiglia alla pancia di Homer Simpson, sì, no? Io ho questa immagine, perché cambia proprio consistenza al tatto. Ogni volta che ho la possibilità, lo dico sempre, dovete aspettare, rischiate che vi servano carni crude e fredde al cuore. Tesoro mio, okay. Tu per ogni video hai un momento Super Quark, questo è il secondo. Vabbè, sceglilo, questo o l'altro. E sono tutti e due fighi. Secondo me si sono stemperate bene, guarda. E se la mette sulla brace? Va benissimo. Sì, Giacomo, vieni qua, lasciali perdere quei due. Io sono con questi due ragazzi, Davide e Andrea, che sono i proprietari di questa azienda qui, Garmiz, giusto? Sono coloro che importano in Italia queste due selezioni. Allora, inizia tu, di che parli? La Slovenia. La Slovenia, sì. Quella che c'ha il grasso giallo. Che caratteristiche c'ha sta, allora, carne slovena? La carne slovena è già un gusto intenso. Sì? Di che animali parliamo? Di Angus o Simmental, o tutti incroci. Generalmente andiamo a ricercare da tanti piccoli allevatori che allevano proprio come una volta, tutto al naturale. Come ci siete finiti in Slovenia? Fammi capire. Perché c'è mio padre che va alla ricerca di tutti gli animali in giro per il mondo. Vi rivolgete, sì, a macellerie e ristoranti. Sì. Costo di una lombata in media, io lo so che il mercato fluttua. Dipende dalle categorie, la top quality costa 17 euro, sì, e la rare quality 23 euro. Dai, chilo. 17 ai 23, 23, sì. Quindi è un prezzo accessibile, insomma. Accessibile, ok, sì. Uno si mangia una signora carne. Tuo cugino, sì, mi ha raccontato la carne slovena. Ok, sì. Poi c'è la Croazia. Caratteristiche di queste bistecche, partendo dalle razze, di che parliamo? Sì, Simmental, Angus, Charolais, Limousin, un po', diciamo, un po' tutto. Sono, diciamo, animali pure più giovani, quindi tendono ad avere una carne molto più morbida, succosa. E costo invece della Croazia? Siamo, diciamo, sempre uguale, dai 17, 16, 23, 24. Okay. Diciamo, quello è il range che, perfetto, abbiamo. Vuoi fornire tutta Italia? Sì, sì, sì. Ok, per ordinare, che deve fare una persona, dove vi deve contattare? Tra Instagram, cioè, sito internet, okay, un po' tutto. Vabbè, ragazzi, in descrizione vi lascio il link, ma pure qui, insomma, vi lascio i loro riferimenti. Allora, voi siete giovani, ma alle spalle avete, diciamo, vabbè, i vostri genitori che lavorano nel settore. Iniziato nostro nonno. Quindi avete lavoro, sì, insomma, qualche decennio di esperienza, sì, 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 c'è, sì, l'azienda è solida. Certo. Ok, perfetto. Andiamo a mangiare. Come ingannare i 10 minuti di attesa per la cottura? Sfidare Marco. Oh mio Dio. Ma che hai capito? Giù. Pollice schiaccia pollice. 1, 2, 3, inchino, via, fight. Tiè. Grande, grosso e fregnone. Secondo modo per far passare i 10 minuti di cottura. Tu li tieni nascosti questi, guarda. Cinta senese, Yamon de Belota, Iberico, bello, 100%, e San Daniele? Qual è che fai te? La cinta senese. Allora, sfida, cinta senese contro Yamon de Belota, dai. Qui Yamon de Belota, quindi Spagna, qui cinta senese, ciuceria. Iniziamo da questa, l'Italia. Grazie. Yamon de Belota, Iberico 100%, sentiamo. Non sono prodotti paragonabili. No. Perché, come dici, fai torto a uno o fai torto all'altro. C'hai dei prosciutti eccellenti, non solo la carne. Bello. Alla fine abbiamo chiacchierato tanto, ma questo era il motivo per il quale siamo venuti, mettere a confronto questa selezione slovena con la selezione croata. La cottura mi sembra eccellente. Allora, la cottura così a occhio e da manuale. Io inizierei da un pezzettino della slovera. Ok, questa è quella cuoce, che ha il grasso più giallo, sì, giusto? Sì, sì, è lei. Mmm.
buona. È bella, succulentosa, non è invadente. È morbida, ha un bel texture. È mastichevole, però allo stesso tempo è morbida. E non è piaciuta. Questa è una carne per i carnivori. Un carnivoro trova soddisfazione qua. Caramellina di grasso, ragazzi. E da qui noi andremo a prendere tutti i sapori della carne. Buono. Ultra convincente. Il pizzico di sale la fa diventa safaissimo. Una bomba. È arrivato il safaissimo. Grande, è arrivato il safaissimo. Sì, sì, sì. Ci concentriamo sulla croasa? Vai. Vai, allora. Pezzetto. Questa è quella più giovane. Esatto. In teoria dovrebbe essere più delicata. Sì. Ha sicuramente meno carisma, meno personalità, molto delicata. Di questa devo mangiare 6,5 kg. Esatto, è più morbida. Vi dico, se io venissi con i miei due figli qua, al maschio dodicenne carnivoro gli darei questa, gli darei la slovera. A Matilde, che di anni ne ha 14, le darei quest'altra. Quindi accontenterei tutti e due i figli. Sì. Quindi che vuoi più? La croasa è una prima carne, nel senso il carnivoro neofita può iniziare tranquillamente qui e verranno appagati i suoi sensi. Una volta che è un po' smaliziato e che vuole salire di gradino, si butta sulla slovera. E tanta roba. L'obiettivo di questo video era presentarvi queste selezioni che arrivano da due paesi dove il sentire comune, la vulgata popolare, non ricondurrebbe delle selezioni delle bistecche. In realtà Slovenia e Croazia sono paesi che hanno una loro tradizione e che ci mandano qui queste signore bistecche che non hanno nulla da invidiare a tante altre selezioni che arrivano. Forse sono stati un po' indietro in termini di marketing e di comunicazione, ma è una selezione da prendere in considerazione. Esatto, io personalmente era la prima volta che le assaggiavo. Sono due carni notevoli che in una carta di una qualsiasi steakhouse possono tranquillamente starci. Sono entrambe trasversali. Quindi prendete in considerazione anche questi paesi e ragazzi come Davide e Andrea che fanno oggettivamente un gran lavoro. Abbiamo detto tutto? Sì. Tornerai con me per un prossimo ecco, video? Questa era la domanda che mi stavo aspettando. Non vediamo. Brava, così mi piace. Amici di Braciami ancora, un saluto e che la brace sia con voi. Ciao! Ciao!